miei cari amici, vi ho riuniti qua oggi per parlarvi del nostro nuovo progetto. Spara, dai! Cuore trafitto 2! Sento puzza di cagata. Ma come? L'unica idea che mi è venuta in mente in questi due mesi? Siamo nella merda. No, no, vi giuro che ho pensato proprio a tutto, a come continuare la storia, a come gestire le varie sottotrame dei personaggi, tutto ho pensato. Senti, raffredda i bolletti spiriti. Ci pensiamo noi a tirare fuori un'idea con i controcazzi. Sì, però prima fatti mangiare qualcosa, cioè, ci fate venire qua in fretta e furia, io ho dedicato la mia fiesta. Cazzo! Vabbè, dai, senti, ordino qualcosa da mangiare, ok? Va bene. Chiamo anche babbaro. Kebab Shusha Capri, buonasera. Sì, pronto, vorrei ordinare 3 kebab. Io ho capito chi sei, quel bastardo che prende il kebab senza salsa piccante. Io non ti preparo più nulla, vaffanculo. E quindi? È chiuso. E quindi che facciamo adesso? Vabbè, dai raga, cucino qualcosa io. Va bene. Vai. Guarda caso, ho qui con me la mia macchina fotografica. Per quale arcano motivo? E perché a scuola abbiamo fotografato le fotomodelle. Sì, ma la domanda è: cosa cuciniamo? Ah, potrei fare il ramen. Una giappo minchiata. Benvenuti a Cotto e Sciottato. Che cazzo rompe i coglioni? Pronto? Oh, Matt, mi raccomando, non dobbiamo copiare nessuno. Né Cotto e Frullato, né Cucina con Ciccio. Dobbiamo portare dei contenuti di qualità nel nostro canale. Io non copio nessuno, cazzo! Va bene, Matt, d'accordo, però ricordati, non prenderti gioco del direttore amministrativo della One Shot Production. Vaffanculo. Comunque, benvenuti in cucina con Matt. Adesso facciamo apparire gli ingredienti. Voilà. Con Matt le ricette scoprirai, con Matt la fame sfamerai, con Matt un fuoco diventerai. In cucina con Matt. Beh, andiamo subito ad analizzare gli ingredienti. Allora abbiamo la salsa di soia, l'olio di sesamo, il porca Alberto, le uova! Come le uova? Ma manca pure il cipollotto, c***o! E io che c'è? Che spesa hai fatto? E non puoi farle comparire? Coglione, la magia del montaggio funziona fino a un certo punto. Se la roba non c'è, come faccio a farla apparire, porca c***a? Non lo so, boh. Senti, dai, non rompere il c***o, dai. Questo è il budget, senti, vai a comprare la roba e non rompere il c***o, dai. Un euro? Vai, non mi fare incazzare, vai, vai! Ma pensa te. Ma lei vende uova? Ok, ok. Ma quindi mi sta dicendo che Dragon Ball Super è bello? No, basta. Eccomi qua! Che cazzo è quello? È un cavalletto. Sì, ma le uova? Le ho cercate ma non c'erano. Quindi, ma... Sei una faccia di merda, guarda. Ma non c'è... Le devo fare tutto io, cazzo. Guarda, le uova, ti ho chiesto, le uova. Ma erano qua. Ma non c'è... Ma tu mi hai detto che non... Ma non c'è... Il cipollotto, ti ho chiesto. Ma non c'è... Il cipollotto. E non l'hai trovato. Stai zitto, ma non c'era. Stai zitto. Però il cavalletto ci serve. Sì, vabbè. Una cosa buona l'ha fatta, dai. Va bene, dai. Sei stato bravo. Dai, passami sto cavalletto. Passami. Grazie. Dai. Facciamo le cose fatte bene. Ok. Bene, allora possiamo cominciare a presentare gli ingredienti. Allora, uova, cipollotto, carne. Che carne? Sono fettine di lonza di maiale. Sì. Esatto. Sale fino, olio di sesamo, salsa di soia, miso. Poi abbiamo aglio in polvere, il sake, i noodles e poi ho portato lo zenzero che andremo a grattugiare nel brodo. Bene, allora cominciamo subito a fare il brodo, direi. Per quante persone è questa spesa? Ma, facciamo 5 persone, dai. E dimenticavo l'olio d'oliva. Ok, direi che possiamo iniziare a cucinare. Dai. Misuriamo 20 g di miso,
Esistono tre, esageriamo allora. Ah, 9 grammi. Quanta cazzo devo mettere? 15 grammi di salsa di soia. Adagiamo delicatamente. No, facciamo 20. Perché 15 è per 4 persone. Cazzo. 15 grammi. Sa che l'alcol fa sempre bene. 15 grammi di olio di sesamo. Un litro d'acqua. Versiamo l'acqua nella pentola. Là. Mettiamo l'olio di sesamo. Guarda come galleggia. Ok. Miso. Del buon caffè. Teo. Sì. Il nostro Alberto fa il buffone. Salsa di soia. Veramente rotto il c***o, sai? Mettiamo un po' di aglio in polvere. Quanto? Quanto basta. Ok, adesso aggiungiamo lo zenzero. Sta scendendo sta cazzo di roba. Ma non lo so io. No. Sì. Scende. Sì. Come cazzo si accende sta roba? Ok, facciamo cuocere fino alla ebollizione, intanto che mi scoprire gli argamenti. Che cazzo? Non ho capito che cazzo è successo, Davis. Controlla la pentola. Ah, ma sì! Ho capito. Allora, vi spiego sta cosa. Se praticamente mescolate l'olio caldo con l'idrogeno dell'acqua nelle ore dispari dei giorni pari del plenilunio dell'anno bisestile, praticamente provoca lo stesso effetto delle Mentos nella Coca-Cola. E mi è anche successo. Infatti, se lo dice Alberto. Chissà in quanti crederanno a sta stronzata. Già. Va bene così, sì. Questo è solo l'inizio. Esatto. Questo è un uovo. Queste sono due uova. E queste tre uova. Vabbè, sono sempre... Dai, minchia, ma che cazzo è successo, mo? Oh, ma... Che merda di cavalletti hai preso? Me l'ha dato uno. Uno chi? Uno con gli occhiali. Oh, non riesco a gestirlo. Sì, ma non l'hai pagato. Quell'euro lì che mi hai dato tu per il budget. Ma sei un coglionito. Era un euro... Cioè, ma l'hai sentito? Ma c'ha la gamba svitata, sto Ma hai sentito che ha pagato quel cavalletto un euro? Ma il tizio con gli occhiali ma sei scemo? Ma il tizio con gli occhiali sembrava simpatico. Non me ne frega. Ma quale? Ma di che cosa stai parlando? C'è un tizio con gli occhiali che mi ha dato il cavalletto a un euro. Adesso tagliamo le mani ad Alberto. Perché? Scusa? Il cavalletto di merda. Bomba. Tagliamo il cipollotto. Ma il tizio era simpatico. Ma anche te il cavalletto, cioè, ma va, ma se lo vuoi lo vai a comprare. L'ho pagato solo un euro. Ma l'euro era per le uova, che poi anche le uova un euro. Senti, il budget è quello, non cagare il c***o e riprendi. Scusa, a parte che le uova erano già qua in frigo, mi pare. Vabbè. No, Teo? Le uova e il cipollotto erano già qua. Teo, ma secondo te faremo successo? Aspettiamo. Potremmo gareggiare con cotto e frullato. Ma mai nella vita, non sei cretino. Ok, abbiamo tagliato il cipollotto. Adesso praticamente abbiamo messo a bollore le uova. Abbiamo buttato il cavalletto. Abbiamo buttato il cavalletto, effettivamente. Allora, le uova praticamente dovranno, a 5 minuti dal punto di bollore, dovranno essere tolte, perché non dovranno essere completamente sode, ma un po' cremose all'interno. È finito. Vabbè, Davis non lo vuole, sa che quindi cazzi suoi. Esatto. Davis non lo voleva, sa che. Ok. Adagiamo il cipollotto nel brodo, quanto basta. Apriamo la carta. Perfetto, allora mettile in un piatto e scaldare al microonde. Sì, devono essere cremose. E ora prendiamo la carne che abbiamo scaldato. Quante fette per ogni robo? Sono una fetta per ogni ciò. Sono una fetta a testa. Sicuro? Divisa a metà, quindi sono due a testa. Adesso tagliamo le uova. Ah, dai. Sì, era l'effetto che volevo. Fortuna che l'ho tolto subito dal fuoco, allora.
Teo, spiegaci cos'è il ramen, quello che sai. Il ramen è praticamente una ricetta giapponese di cui esistono infinite varianti. Quella che stiamo facendo oggi è quella forse più comune. Quella alberghiera? No, il ramen col miso. Mai Klaus. Ora trafitto. Cos'è che sto tagliando? Sto tagliando il surimi, che adesso andrà messo nelle ciotole. C'ho già la coniglia in bocca, raga. Adesso appesiamo i noodles, che poi li mettiamo a cuocere. Poi questi sono fantastici perché cuociono in 3 minuti. Cuociono subito. Ma cosa sono i noodles? Sono gli spaghetti cinesi. Sì. Uh-huh. Ed ecco voi, questa è la torre dei nudi noodles. It's over 9000! Stai buttando giù la torre di noodles. Non ti senti un terrorista? Perché? Hai buttato giù la torre di noodles. Adesso siamo pronti. Ok, adesso si prendono le ciotole e si mette la pasta. Dai, adesso poi mischia con le bacchette. Un altro! Opla. Ecco fatto. Che entrino gli ospiti! Il comunismo era una cosa giusta. Prego, sedetevi. Cosa ne pensi? Approvo questo format per il canale. Sono contento. Aspetta, ma lui che ci fai? Lui è il mio amico, quello che ha avuto il cavalletto. Visto che alla fine esisteva. Esisteva, hai visto che esisteva? Vabbè. Occhiali, faccia simpatica. Le pippe mentali. Occhiali, faccia simpatica. Cazzo di mia madre. Ma tu chi sei? Vabbè. Cotto. E sciottato. Cinci. Bene, direi esperimento riuscito. Tutti hanno apprezzato il cibo da quel che vedo. Scriveteci nei commenti se avete qualche ricetta da farci fare, noi saremmo ben felici di farla per voi. Ma non ci scriverà nessuno. E allora siete figli di puttana. Comet, le ricette scoprirai. Comet, la fame sfamerai. Comet, un fuoco diventerai.